Amici di Oggi Sport Notizie, buonasera. Ci troviamo qui fuori al Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Allora, è finita appunto Argentina-Italia la prima partita. Andrea, un breve commento. Allora, sì, tanto l'atmosfera veramente bellissima, speciale dentro questo palazzetto, dove ricordiamo dopo due giorni fa si è ritirato Sua Maestà Rafael Nadal, quindi noi siamo qui dentro questo palazzetto, l'atmosfera è qualcosa di fantastico, tutti i tifosi, veramente molto molto bello. Purtroppo per l'Italia questo è un triste epilogo della prima partita tra Lorenzo Musetti e Francesco Cerundolo. Dopo un primo set molto molto combattuto, durato 57 minuti, l'Italiano ha dovuto arrendersi per 6-4 dopo essere stato due volte avanti di un break. Purtroppo Lorenzo ha tantissime palle break, tantissime chance per comunque andare avanti di nuovo di un break nel primo parziale, però non riesce e Cerundolo prende il sopravvento. Poi dalla fine del primo set all'inizio del secondo, Cerundolo mette 4 game consecutivi e sembra ormai aver alzato il livello, sopra un livello che Musetti non riesce più a dare, o meglio non è riuscito a dare oggi, perché è sembrato molto sconsolato, molto... Non ha avuto la grinta, non si è fatto vedere lo stesso Musetti che abbiamo visto comunque in moltissime parti di quest'anno. È un Musetti che non riusciva ad entrare nello scambio, che non riusciva a comandarlo, che comunque stava molto dietro, stava quasi dove c'era scritta Davis Cup, non prendeva le redini del gioco, veramente un Musetti molto scarico. Poi dall'altra parte Cerundolo era il prime, diciamo, che ha giocato una delle sue migliori set di quest'anno, anche lui molto tennista, molto allenante, che alterna buone prestazioni a prestazioni un po' più scarse, mentre oggi era appunto dalla parte delle buone prestazioni. Ha in fila un parziale di 8 game a 1 per chiudere 6-4-6-1. Un Cerundolo che non sbaglia niente nel secondo set, che è perfetto, vincenti da ogni colpo, da ogni parte, soprattutto col grandissimo dritto. Però un Musetti che l'ha messo un po' nelle condizioni di fare quello che voleva, perché appunto Lorenzo non ha provato a fare male a Cerundolo, non è riuscito, secondo me non ci ha nemmeno provato, troppo, troppo sconsolato. E quindi adesso siamo nelle mani di Jannik Sinner, siamo nelle mani numero uno al mondo, diciamo che comunque ci stiamo, perché queste mani del numero uno al mondo sono molto molto confortevoli, comunque ce lo prendiamo. Però non deve essere comunque sempre Sinner a dover fare l'Italia, perché a dover fare il passaggio del turno. Quindi adesso Jannik affronterà Sebastian Baez nella seconda partita di questo incontro. E poi in caso di vittoria, che noi speriamo, mentre ci auspichiamo, andremo al doppio. Il doppio che in questo momento l'Italia schiera a Bonelli Vassoi, però una volta che Jannik Sinner avrà vinto la sua partita, facciamo corna, secondo me Filippo Volandri darà un po' la mano a questa formazione, diciamo che cambierà un po' di interpreti, e per me giocherà Jannik Sinner sicuramente, poi c'è da vedere con chi, questa è una bella sorpresa. Lo scopriremo a breve e forse cerchiamo di ribaltare questo punteggio. Buona serata e noi ci rivediamo dopo.